Bungie, Bungie, Bungie. Che cazzo fai? Cioè, seriamente, raga, ogni volta che esce una season nuova ci deve essere per forza un video che cazzo hanno creato? Va bene, signori, benvenuti qui oggi, quindi questo nuovo video, sì, bla bla bla. Oggi prenderemo il Titano. Già mi rode il culo il fatto che mi avete tolto le medaglie d'oro dall'emblema, quindi da fare in culo. Perché come sapete è uscita la nuova season uguale nuove esotiche, e la nuova esotica del Titano, eccola qua, Bastioni di Chitan. Tu e gli alleati potete sparare attraverso la tua barricata eccelsa, che ha durata e salute però ridotta. Cioè, state capendo? Cioè, non solo bastavano adesso gli stregoni fermi nelle pozze, adesso ci sta la gente che campa dietro le barriere. Questo per quanto riguarda il crogiolo. Invece in PvE, chi non ha mai sognato in PvE di poter sparare con lanciarazzi attraverso la barriera e stare un po' riparati? Comunque secondo me è un'esotica veramente molto forte. Oggi andremo a giocare infatti con un setup full resilienza, perché come sapete col titano più resilienza hai, meno è il tempo di recupero dell'abilità di classe. Infatti abbiamo 102 di resilienza, madre. Poi utilizzato in combo con un cecchino ti permette di piccare determinati spot al sicuro. Pare che sta in guerra con una trincea praticamente. Signori, senza ulteriore indugio, vi lascio al video. Provatela, ditemi cosa ne pensate. E ci vediamo al prossimo video. Comunque, Andrew, se vuoi, pure un altro modo per droppare la monocchio è dal pass. Dal pass ci sono degli engrammi esotici. C'è un engramma esotico al 25. Un engramma al 65 se l'hai comprato, al 74 e al 98. Ma ho le mani che pulsano dei piedi. Corri, secchia, corri. Guarda, se arriva qua. E ci siamo arrendati. Vostok nelle compo, nelle prove. Mamma mia, ancora non mi è capitata Vostok. Eternità sì, raga, mi è ricapitata. E comunque stavolta, raga, non hanno tolta nessuna mappa. No. Adesso di solito toglievano 4 mappe. Guarda, mettete la barriera, li aspettate. Easy. E-sport ready. A posto, e te ne vai. Tranquillo. Te la rimetti qui, ci spari attraverso. Pure i tuoi alleati ci sparano attraverso. E ce n'hai una ogni 14 secondi. Il problema è che la barriera ne dura 15. No, 10 pure. Non lo so quanti cazzo ne dura. Dare che ho il cazzo di schivata per la vita. Porco schifo. Una bella barrierina. No, ero fuori. Ecco, qua sono ritardato. Russo lagga. Regolate lento, raga, anche qua. No, no. Ma perché voi piate le bandiere? Non dovete piare. Oh cazzo, è un bastardo filo bandierista. Ok, praticamente ero morto. Vai, vai, 3K loro, perfetto, perfetto. Se non Tricap, muoiamo. E clippate se non muoiamo. se non ci uccidono. Oh, e che cazzo, quanti cecchini ci stanno? Oh, quanto cazzo salti, cacciatore? Morite sotto i miei colpi del mio titano tumore. Bra, grazie, cioè, sempre disponibile. Oh, la prima bomba nuova che non mi è arrivata in faccia, di Cristo. Ah, le pallette, le pallette, le pallette. Merda. Non un'ottima idea. No, non l'ha consumata. Adesso si verrà a vendicare su di me. Oh, ma guarda le sfere. E una, e due, e tre, qua, come pollicino ha lasciato. Come il buco a Roma, ha e lascia. salvato il culo. E lo sapevo che si vendicava su di me! E lo sapevo! E lo sapevo! Ok. Ma com'è il karma? Tu madre il karma. Ma che cazzo vuoi, me no? Non sto parlando con te. Ah, lo so io, chiedo, no, no, chiedo. Ah, va fan. Ah, mamma da. Affa. No, vabbè, hanno a lungo di sotto, come quelli sulla metro A. Madonna, da che distanza. E vabbè. Raga, ma li stiamo triturando, ma che è, oh. Attenzione. Mena connessione serve te. Vabbè, 3K, sì, 3K. Ma chi cazzo è che ha preso le bandiere che mi segno i nomi e lo segnalo?
C'è una cosa che è sicuro, è il mio numero 0 sulle bandiere. Voi non lo vedete, ma c'è scritto 0. Comunque Rateo ha 10. Morto 3 volte. Exodus Blu. Ignori. L'ultima mappa è giunta. L'ultima mappa di Destiny 1. Era una mappa fatta di camping e cecchini. Lo spot più famoso è sul corridoio in alto. La gente si metteva sopra a piccare. Cioè, da qua tu ti mettevi qua sopra e la gente piccava da lì. Allora, grazie una granata là perché ecco c'è gente. Grazie. Ciao a te. Cioè, capito, ti puoi tranquillamente mettere a sniperare così attraverso la barricata. E se vedi un cecchino sei safe dal primo colpo. Ovviamente, raga, giocare così è brutto. È brutto perché sei immobile. Però vedo sempre che a molta gente piace. Se volete provare, 100 di resilienza e state a posto. Madonna, questo tizio, raga, si muove proprio da bot. Mi dispiace dirlo, ma si muove veramente brutto. Cioè, capito? Tu ti piazzi una barriera e spari da dietro la barriera. Ma che siamo? Su Battlefield? Su COD siamo? Proprio strategia nuova, esattamente. Stavo facendo vedere come non utilizzarla. Cioè, stando fermi dietro le barriere. Vieni, 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 dai, t'ho visto. Grazie. Grazie. Ma qualcuno con le verdi, raga? A chi le devo chiedere? Ed ordina su Amazon che non mi consegnano a casa se stiamo in quarantena. Bene. Fanculo. No, va. In quanti ci siamo andati? Ma che stava facendo questa là? Era qua nell'angoletto. Bra, che stava facendo? E piazzi la barriera e poi coprire questo bellissimo corridoio. Per iniziare a crashare. Cioè, che schifo, raga. Che schifo, raga. Serie da 20. Così. Bungie, che cosa cazzo avete creato? Ho il video per domani, esatto. Bungie, cosa cazzo avete creato? E stavolta sarà il primo episodio della serie cosa cazzo avete creato che riguarderà un armor. Se solo fossi ancora in grado di arrivare a serie da me. Ho visto un nemico volare. Ma che cazzo è andato? Fra, è sparito. Oh. What? Madonna, non meriti nulla tu che giochi con la vecchia. Ok, pure io forse mi merito qualcosa. Questa è una punizione divina. Vieni. Bravo. My one. Please, prendetelo. Piatelo, piatelo. Grazie. E raga, purtroppo funziona così. Cioè tu piazzi la barriera e te ne stai dietro. Te ne stai bello camperato. Guarda che bello. Bello un 1v1 con i cecchini così, eh. Mamma mia. Bene. E per questo non ve la mostrerò più questa build. Fate quello che volete. Appena la droppate potete utilizzarla tranquillamente. Di nuovo rate a 10, grazie.